Sindaco, dopo un'estate di ripartenza e di ritorno alla normalità, avete organizzato questo grande evento per chiudere la stagione nel segno della musica e della comicità. Sì, devo dire una serata che poi si è rivelata un successo come nelle aspettative, a conclusione appunto di una estate arrembante e ricca di eventi e di iniziative a Cartoceto, una serata sicuramente molto attesa e dicevo anche di successo in questo cambio di linguaggi tra la comicità, le imitazioni e le gag di Emanuela Aureli, la musica, così come magari la conosciamo più nella tradizione del corpo bandistico di Cartoceto, ma completamente rivisitata anche in stile pop, e poi questa contaminazione tra linguaggi che devo dire ha fatto divertire il pubblico, appunto tra il corpo bandistico di Cartoceto e Corrado Cori DJ, e devo dire che ha fatto ballare anche i partecipanti fino a tarda notte. Qual è stato l'obiettivo di questo evento? Esattamente, siamo partiti da questo scambio, da questa contaminazione di linguaggi, perché volevamo mettere in condizione il corpo bandistico di Cartoceto di presentarsi alla comunità, non soltanto locale, ma in generale sotto altre vesti, diciamo così, proprio perché anche il linguaggio dei corpi bandistici cambia, evolve nel tempo e soprattutto ne va un po' della sopravvivenza, pensiamo, degli stessi corpi bandistici, che hanno necessità di avvicinarsi sempre di più ad un target giovane, motivo per il quale ovviamente abbiamo deciso di cambiare completamente format, completamente paradigma nella presentazione. Ne è derivata, come dicevo prima, una serata davvero divertente e sono assolutamente convinto che ne beneficerà non soltanto l'attività annuale del corpo bandistico, ma soprattutto anche il corso di orientamento musicale, che appunto è vera e propria linfa vitale futura per i corpi bandistici. Ci eravamo dati questo obiettivo e credo che l'abbiamo assolutamente raggiunto, assieme al corpo bandistico di Cartoceto, assieme a Corrado Cori DJ e soprattutto grazie anche all'apporto di tutte le associazioni che hanno collaborato all'organizzazione della serata e che ovviamente ringrazio.